Le parole di Zaia non stanno né in cielo né in terra, non corrispondono ai fatti e sono smentite dalle telefonate intercettate che lui ha fatto al DG di Azienda Zero, Toniolo. La polemica è ben lungi dal chiudersi e il primo a non voler lasciare che cada è proprio lui, Andrea Crisanti. Il microbiologo e senatore PD non ci sta e replica la ricostruzione fatta dal governatore sull'uso dei tamponi rapidi antigenici per lo screening in Veneto tra la prima e seconda ondata del Covid. Governatore che ieri a Cortina si era detto dispiaciuto della vicenda, ricordando la stima professionale nei confronti di Crisanti e spiegando così una parte delle intercettazioni. Io sostanzialmente cos'è che dico? Dico mia dirigente, scusa. È da un po', vi faccio una sintesi, perdonatemi, è da un po' che va avanti sta solfa di dire che noi abbiamo denunciato il professor Crisanti, non è vero. E più lo diciamo e più monta la polemica, più tengono in piedi sta roba. È punto tale che il Senato accademico si interroga, giustamente, dice, cioè come, se denunciano un accademico? E poi scopro che nel momento in cui, dico, visto che la tengono in piedi non ci credono, attendiamoli alla fine, no? Perché poi ci vanno allo schianto quelli che sostengono questo, no? Perché non è vero che li abbiamo denunciati. I miei cos'è che fanno? Senza confrontarsi in faccia di ma non hai sentito l'avvocato? Fanno due righe e dicono al Senato accademico, no, non è vero niente, non abbiamo. E lì puff, la polemica sparisce. E io dico, mi sono preso settimane di polemiche, insulti, pedinamenti, nessun pedinamenti. Che ti fermano da tutte le parti per dire ma lei ha denunciato, allora noi non abbiamo denunciato nessuno. Dalle intercettazioni, continua Crisanti, si evidenzia chiaramente che per mesi ho rappresentato un problema e che finalmente Zaia aveva l'opportunità per schiantarmi. Trovo incredibile che in un paese democratico un presidente di regione utilizzi soldi pubblici ed eserciti tutte le leve del potere per attaccare un semplice cittadino che osa criticare la regione. Secondo Crisanti, in un paese civile Zaia non starebbe ancora lì. L'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening è stato sbagliato. Il PD rincara la dose. È grave che ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza e che la politica voglia battere la scienza e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Al contrattacco invece dalla Lega l'assessore regionale Roberto Marcato. Il senatore Crisanti dice parla oggi da politico che appartiene a un partito dell'opposizione in Regione Veneto e a livello nazionale. Crisanti continua la polemica per consolidare la propria fortuna politica. È facile, conclude, ragionare a oltre 2 anni di distanza elargendo consigli e reprimende. Oggi troviamo innumerevoli persone che ci dicono cosa avrebbero fatto per combattere il Covid nei giorni duri. Ma tutte le opinioni vanno contestualizzate in quel preciso periodo storico in cui Zaia si è trovato spesso da solo e con enormi responsabilità a dover decidere.